Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Cristiano Ronaldo. Parliamo di Cristiano Ronaldo perché è stato contattato a Manchester United. Manchester United, sappiamo, Ronaldo in questo ultimo periodo è un po' nervoso, non riesce a trovare il gol. Ha fatto una stagione, secondo me, deludente, ma non in campionato, ma in Champions League. Si aspettava sicuramente qualcosa in più in Champions, una mano in più contro il Porto e ora la Juve. Cioè, si giocava anche quarti di finale, e perché no, contro il Chelsea poteva anche andare in semifinale, perché contro il Chelsea, il Porto ha preso il Chelsea. Cioè, comunque poteva farcela. Però si è visto Ronaldo spento in questa stagione. E quindi arriva l'offerta dal Manchester United. Sappiamo già c'è stato Ronaldo a Manchester United quando era giovane. Non ricordo esattamente l'anno in cui Ronaldo stava al Manchester United, però il Manchester United lo rivuole, però non ha possibilità economiche per pagarci lo stipendio, e lui ha detto che è disposto anche ad abbassare le pretese per andare al Manchester United. Lui vuole andare, però se la Juve farà un calciomercato decente, un buon calciomercato, il calciomercato che vuole Cristiano Ronaldo, resterà perché ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi un altro anno penso, cioè un altro anno, ha il contratto di un altro anno, quindi anche se ne rinnova, però la Juve se lo può tenere un altro anno. Quindi Ronaldo è disposto anche a abbassare le pretese per andare al Manchester United. Tutti lo vogliono. L'allenatore del Manchester United ha detto che lo vuole in squadra. Vuole Cristiano Ronaldo in rosa. Cioè, può abbassare anche le pretese Cristiano Ronaldo, però oltre ai 20 milioni vuole, perché ora la Juve percepisce 31 milioni all'anno. Qua è disposto anche ad abbassare le pretese. Sappiamo, Ronaldo è uno così, quando non sta in forma se la prende molto, cioè è molto nervoso. E vediamo che succede, vediamo che succede. C'è un forte interesse comunque del Manchester United. C'è un forte interesse. Comunque, Ronaldo, secondo me, per vincere la Champions, il Manchester United sì, può andare fino in fondo alla Champions, ma non penso che ci sono altre squadre lì per la Champions, più forte del Manchester United. Però tranne se poi lì c'è un Ronaldo di quando stava tanto tempo fa, quando era giovane, quello era Ronaldo. Ora Ronaldo si è un po' sfinto. Si è un po' spinto e non si sa, può essere anche che pure che Ronaldo resterà l'anno prossimo alla Juventus, può essere pure che la Juventus fa un calciomercato che ci piace a Ronaldo e vuole rimanere perché ci piacciono i giocatori, e quindi la Juve va fine in punta alla Champions. Se si fa, se si ricostruisce e si ricostruisce una bella formazione, una bella squadra, che a Ronaldo fa piacere rimanere, può rimanere anche, ma penso che la Juve, per far rimanere a Ronaldo, deve prendere un Zidane in panchina, deve togliere Pirlo e poi prendere giocatori buoni, giocatori che dice Ronaldo, ma anche un Benzema. E lui si sta, ma comunque la Juve deve ricostruire il centrocampo, quindi per il centrocampo. Ma secondo me Ronaldo si accontenta di questo calciomercato, resterà ancora un altro anno, resterà. Non lo so, però penso che la Juve farà un buon calciomercato, però ha pochi soldi la Juve. Ha pochi soldi e ha molti debiti, quindi questo è un po' il dubbio. Però comunque ricostruisce il centrocampo, l'anno prossimo la Juve la vediamo cambiata. Ora dobbiamo vedere se l'allenatore se ne andrà, e verrà, viene Zidane o viene un altro allenatore, ma se ne deve andare Pirlo, per me deve andare alla Juve Zidane, perché poi se se ne va Pirlo arriva
Spalletti, una cosa di questi, che Ronaldo comunque non rimane, però se arriva può essere pure che arriva Mourinho, se arriva Mourinho anche non so se Ronaldo rimane, ma comunque. Vabbè, è tutto da vedere comunque ragazzi, e niente, il video può finire qui, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e niente, ciao ragazzi.